Foto dall'aspetto normale che hanno una storia terrificante. Questa foto, all'apparenza, sembra quasi essere un oggetto di scena per qualche film di Halloween, ma in realtà si tratta di un cane a due teste realmente esistito, che è stato creato nel 1959 da uno scienziato sovietico. Questa sembra essere una normalissima bambola, ma appartiene a uno studioso russo, che la polizia arrestò nel 2011, perché aveva trovato dei resti mummificati di giovani ragazze all'interno di queste bambole. Il giorno di Natale del 1929, Charlie Lawson ha ucciso sua moglie, 6 dei suoi 7 figli e infine si è tolto la vita. Questa foto mostra una famiglia felice e numerosa. Il bambino con la camicia marrone, tuttavia, è un ragazzo di 14 anni chiamato Osama. Molti anni dopo, Osama fondò il gruppo militante responsabile degli attacchi dell'11 settembre.